Stando al portale Dagospia, la giornalista siciliana si frequenterebbe con un aitante modello super muscoloso. A quanto pare Diletta Leotta avrebbe trovato di nuovo l'amore. Archiviata la discussa relazione sentimentale con Kanyaman, che per i più scettici era solo una trovata mediatica, ora la giornalista siciliana sarebbe felice al fianco di un altro uomo. Il volto di DAZN, stando ai rumor diffusi dal portale Dagospia, avrebbe iniziato una frequentazione con un modello dal grande fascino. Di chi si tratta? È un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo? A dare qualche indizio ci ha pensato il sito internet di Roberto D'Agostino. La giornalista sportiva si frequenterebbe con un modello, il rumor come accennato prima. A rendere nota questa notizia di gossip ci ha pensato il portale web diretto da Roberto D'Agostino. Nel dettaglio, il giornalista Giuseppe Candela ha scritto un articolo sulla soubrette catanese. Secondo quanto riportato da Dagospia, la storia tra Kanyaman e la 30enne siciliana è solo un ricordo lontano. Nel frattempo vedremo il 31enne turco in rampa di lancio, sempre più spesso in serie prodotte nel nostro paese. Sul volto di DAZN gira voce che avrebbe iniziato una conoscenza con il noto modello Giacomo Cavalli, uomo da copertina con tanto di tartaruga. Flirt passeggero o amicizia? Il nuovo interrogativo di Candela su Diletta Leotta, sempre su Dagospia, il giornalista Giuseppe Candela si è chiesto: i due si seguono sui social e sarebbero stati visti insieme più volte nelle ultime settimane. Solo amici, un flirt passeggero o l'inizio di una nuova storia d'amore? Ovviamente, al momento si tratta solo di un rumor che circola sui social, quindi non rimane che attendere le dichiarazioni della giornalista sportiva. Nel frattempo Kanyaman è tornato a Roma dopo le riprese di Viola come il mare a Palermo. Il 31enne turco per circa un mese insieme alla collega Francesca Chillemi ha girato alcune scene della fiction che prossimamente andrà in onda su Canale 5 presumibilmente nell'autunno del 2022, e prodotta da Lux Vide.